Recentemente è stato fatto dono alla parrocchia di Sant'Ambrogio in Monte di Rovagnate di un buon appezzamento di terreno agricolo, confinante con l'oratorio. Due, le clausole ben precise volute espressamente dalla donatrice e fissate anche sull'atto notarile. Il terreno non potrà essere messo in vendita e neppure soggetto a permute. Scopo? Lasciare per sempre in paese un polmone di verde. Cosa farne? Mi è venuta in mente un'idea e vorrei che qualcuno la proponesse alle scuole. Dividere il terreno in più appezzamenti e dare la possibilità ad ogni classe scolastica di coltivarne uno. Accetteranno? Vedremo. Non basta che l'idea sia bello interessante. Occorre la disponibilità da parte di qualche insegnante. Inoltre, ho proposto al comune la disponibilità eventuale della parrocchia di donare una striscia di terra per fare un marciapiede lungo la strada per spiazzo. Le spese naturalmente a carico del comune. Anche qui aspettiamo. È ancora reperibile un piccolo libro dal titolo significativo Eco Alfabeto L'Orto dei Bambini. L'autore Fritjof Capra, fisico e scrittore di fama internazionale. Illustra i principi della formazione ecologica che si vanno diffondendo nelle scuole americane nel modo più naturale attraverso la coltivazione di un orto scolastico. Un vero e proprio eco alfabeto per la nuova ecologia del terzo millennio. Non è, come viene presentato da più parti, un libro per bambini, ma un libretto per genitori intelligenti, che vogliono far capire ai loro bambini quali sono i cicli naturali, come si regola la natura, perché è importante sapere queste cose. È una filosofia semplice e schietta, con una esposizione chiara e stringata, mai noiosa.